Ok, man mano che entrate, potete già cominciare a sistemarvi per fare Shavasana, perché quella era la posizione di rilassamento, quindi una volta che siete uscite, possiamo fare adesso Shavasana, che faccio entrare un po' tutti. Ok, dicevo, appena entrate, man mano che entrate, sistemate gli ovviamente Shavasana, abbiamo concluso, quella era Viparita Karani, che è una posizione che introduce di solito Shavasana, ed è importante, come vi spiegavo prima, per questa sorta di ringiovanimento che si fa sul corpo, quindi è molto utile. Ora sistematevi tranquillamente nella vostra Shavasana, quindi quello che vi viene più comodo, vi ricordo che quando lavoriamo le gambe potrebbe servirvi sollevarle durante Shavasana, quindi o mettete il cuscinone sotto le ginocchia oppure sollevate i polpacci su una sedia. Ascoltatevi, insomma, sentite di cosa avete bisogno o se il vostro corpo vi chiede e provate a darglielo. Naturalmente vi ricordo di coprirvi perché Shavasana è importante per non prendere freddo, ma stare in una condizione di rilassamento. È importante infatti anche la copertina sotto la testa, perché sia per una questione di stare con il mento verso il petto, e sia perché comunque vi evita il contatto stretto col pavimento e anche la durezza del pavimento, quindi vi aiuta, no? La morbidezza aiuta il rilassamento. Quindi imparate, diciamo, a mettervi nella vostra shavasana con tutti i comfort necessari affinché 5 minuti di rilassamento li riusciate a dedicare completamente alla pratica di concentrazione sul respiro. Ecco che arriva anche Saretta. Quindi sistematevi tranquillamente con il vostro comodo in Shavasana. Lasciate andare tutte le tensioni, lasciate andare tutto il corpo in totale abbandono, quindi con i piedi che naturalmente ruotano verso l'esterno. Cercate di rilassare bene le spalle, di sentirle bene che poggiano giù a terra, quindi i primi istanti. Anche se non riuscite a mollare completamente il corpo, potete anche fare questo giochetto di contrarre volontariamente il corpo per poi percepirne la sensazione di abbandono nel momento in cui mollate. Mettiti pure in Shavasana, Taretta, mettetevi in Shavasana, le altre ragazze si stanno già sistemando, quindi ognuna con i vostri comodi, vi stavo ricordando che insieme a loro potete tensione sulle gambe o comunque punti, mettetevi rialzate o con i polpacci sulla sedia o con eventuali mattoncini o cuscinone sotto le ginocchia. Sentite fastidio sulle mani, potete portare un peso, i mattoncini. Rilassate tutto il corpo, rilassate tutto dalle caviglie, rilassate i piedi, rilassate i polpacci. Rilassate le cosce, la pelle delle ginocchia. La parte posteriore della schiena, rilassate le spalle, cercate di sentire che respiro dopo respiro il corpo si abbandona, siete proprio come un corpo morto buttato giù lì che sprofonda.
nero, ma come gli stati del tapis. Rilassate le braccia, le mani e la testa sono pesanti. Rilassate anche i muscoli del viso. La pelle della fronte che scivola verso le tempie. La pelle delle guance che scivola verso le orecchie. Gli occhi che si ritirano verso il centro della testa. Le labbra sono chiuse ma non serrate e i denti si sfiorano e non si toccano. Anche la lingua è a riposo e sta sul basso palato. Fatemi stare concentrati solo sul vostro respiro che entra e sul respiro che esce. Non permettete il nostro perché quando si è in uno stato di rilassamento la mente comincia a vagare e a lasciarsi distrarre, ma voi non permettete, però cercate di stare concentrati sul respiro senza prendere il gioco di stupo, senza scoraggiarvi, semplicemente capendo che quello è il gioco della mente, quindi respiro dopo respiro cerchiamo di riguadagnare la concentrazione su quello che stiamo facendo, su dove siamo e su come sta reagendo il nostro corpo. Shavasana potrebbe essere una posizione di riposo, è una posizione che permette al corpo di utilizzare la parte. Quindi ha molta importanza farlo in termini delle lezioni, garantire alle cellule, ai muscoli di memorizzare tutto il lavoro che è stato fatto qui. Per fare sì che succeda questo, però, è necessario che ci sia l'accompagnamento della vostra concentrazione. Quindi se voi state attenti a percepire dove c'è la tensione, dove siete riusciti a mollare, se il vostro respiro riesce ad andare in profondità o se lo sentite solo nell'addome o nel torace o nella gola, piano piano con il tempo riuscirete a percepirlo, anche che va un po' più giù tra gli inguini, tra i coltacci. Quando questo succederà avrete delle belle risposte da Shavasana. L'unico modo per allenarsi è questo, avere la concentrazione sul respiro per 5 minuti. Quindi provate a restare sempre concentrate, anche se vi distraete, a cercare di riportare l'attenzione sul respiro. Annotatevi proprio mentalmente tutte le volte che il respiro entra e tutte le volte che il respiro esce. Piano piano lentamente cominciate a fare qualche respiro un po' più fresco e consapevole. A muovere un po' le dita delle mani e dei piedi per ritornare la circolazione. E lentamente, senza prendersi troppo di fretta, potete cominciare a piegare le gambe poggiando delle piante dei piedi a terra, invece alle gambe sulla sedia o comunque rialzate. Porta lentamente le ginocchia verso il petto e poi tutti quanti potete ruotare sul lato destro, restando accoccolati qualche altro istante. Lentamente aiutandovi con le mani e allungando la gamba che sta su, piano piano vi rimettete in posizione seduta con le gambe incrociate, la schiena dritta. Non ha importanza se usate dei supporti o se state sotto il tappetino, l'importante è stare confortevoli,
senza perdere il rilassamento di Shavasana. Un bel inspiro, portiamo in su la colonna, quindi cerchiamo di stare sempre con la colonna dritta ed espirando, porto le mani a petto in posizione Namaste. Resto con gli occhi chiusi, continuo a sentire il respiro e mi preparo a chiudere la lezione sempre con il canto del Gayatri Mantra, Nom Aite Shanti. Om Bhurbhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodayat. Shanti, 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 lentamente espirando. Rotiamo la testa verso le mani, dorso delle mani sul ginocchio, sempre lentamente riportiamo in sulla testa, piano piano riportiamo in faccia. Aspettate che mi vedete poco più spunto questa luce, andiamo vicino. Tutto bene, sì. Saretta, non ti vedo più, sei oscurata, ma spero che sia a posto. Ah, ecco, ora vi rivedo. Vi avevo visto un attimo, eravate tutte oscurate. Dico, oddio, quante età, hanno spento tutte le luci. Ho pensato. Vedi? No, ci sono problemi di connessione un po'. Stanno passando la fibra qui e abbiamo un po' di... Sono tutto un dolore. Si sente la differenza in mantenere le asene un pochino di più, anche se sono le stesse? Vero. Io perlomeno l'ho sentito. Sì, io ho sentito sulle ossa. Però le ho fatte, intendiamoci. In questo inizio d'anno faremo un po' questo lavoro, perché almeno quelle di voi che comunque mi seguite da un po', è arrivato, cioè poi... Anzi, che lo fanno ancora con lo sforzo muscolare. Invece voi che mi seguite da un po', dobbiamo iniziare a fare un lavoro un po' diverso e quindi cominciare a lavorare sulle motivazioni, su cosa si ottiene se teniamo la posizione un po' più a lungo, cioè dobbiamo vincere questo momento in cui pensiamo: oddio, non vedo l'ora di uscire, oddio, quando ci fa uscire, oddio. Cioè, questa roba qui succede a tutti, succede anche a me spesso, eh. Non è che succede. No, no, io lo penso sempre. Lo so, però alcune asane, soprattutto queste di base che facciamo sempre, tipo il cane, queste un po' da asana, queste in piedi, dobbiamo imparare a farle senza avere questa sensazione, capito? Poi le asane difficili è normale che ce l'avremo ancora a lunghi, per lunghi anni. Una domanda, Gilda, se mi ascolti, una domanda tecnica. Quando noi facciamo la posizione del cane però in orizzontale con le gambe aperte, che tu dici che teniamo le mani, le gambe aperte e le braccia aperte in avanti, di alzare la testa. Però quando io alzo la testa sento forte dolore alla nuca. E lascia la morbida giù allora. La testa serve rialzarla solo per evitare che il torace si afflosci. Se tu ci fai caso, no? Quando sei nelle posizioni, ti posso mettere da giù che così ti spiego meglio. Ho capito quale dici, tu dici questa, no? La frasare, perché tu vai con le mani in avanti. Sì, questa posizione.
se io alzo la testa mi dà fastidio alla nuca, non mi sento allineata. Alzare la testa non è che devi alzarla per sentirti male, alzare la testa vuol dire tenerla, diciamo, all'altezza delle braccia, perché molti di voi fanno questo errore, che è un errore che facciamo tutti all'inizio, anch'io lo facevo, per portare giù la schiena si scende con la testa, quindi la testa scende e la schiena deve essere qui. Allora questo non va bene, la testa andrebbe sempre tenuta più o meno tra le braccia, anche se la schiena scende tutta. Capito? Quindi non dovete. Ok, io ho fatto io quando tu dicevi brava, quando tu dicevi alzava la testa, io alzavo così e me la sentivo che era una posizione strana, però a posto. Brava, che me lo... Io vado che così magari la prossima volta lo specifico meglio, sì. No, tranquilla. Buon weekend a tutte, ragazze. Ciao pure da Elisabetta. Buona domenica. Un bacio a tutte. Ciao Sandy, ciao Juana. Ci vediamo martedì. Ciao belle. Ciao.